Oggi in piacevole compagnia, una piacevole compagnia, quella di Luca Scinto. Ciao Luca, grazie per la disponibilità. Ciao, grazie. Anzi, passo un po' di tempo perché sono sempre tutto il giorno sul divano, sono infortunato e sul divano, letto divano, letto divano con la gamba stesa. Abbiamo già letto tutti su Facebook quello che ti è successo. Innanzitutto, come stai e dici le tue condizioni. Diciamo che oggi è un pochino meglio, ma l'operazione è stata delicata e complicata perché avevo un tendine abbastanza complicato, rotto in cima, ma aveva parecchie rotture, semirotture tutto durante il tendine con delle cicatrici. Hanno dovuto ripulire tutto, riformare tutto e sarà una cosa lunghissima. Se fossi stato un atleta, sarebbe stata una cosa molto complicata. Un calciatore, specialmente un calciatore, non so se sarei ritornato a giocare a calcio. Però intanto siamo 2 mesi con le stampelle e poi piano piano, almeno in bici, che è una buona riabilitazione, potrò andare fra 3 o 4 mesi. Luca, volendo sdrammatizzare, diciamo che questo per te è l'anno buono per fare questa operazione, perché per te sarà un anno sabbatico, e Era meglio di no. ti prenderai un anno di riposo, oltre alla riabilitazione. Il Luca Allora, mi Scinto, sono fatto. Allora, ho avuto direttore due. sportivo, e il Luca Scinto tecnico, che cosa farà? Allora, io ho fatto già 2 interventi grossi, mi sono dedicato, mi sono fatto un impianto ai denti grossissimo. Praticamente mi sono fatto un'impiantologia totale sopra e sotto. E ora mi sono operato al tendine d'Achille, che ne avrei fatto anche a meno, però purtroppo era un annetto che me lo portavo avanti e alla fine ha fatto crack. E niente, la mia vita con il ciclismo, ma non lo so, non ti so se si può chiamare anno sabbatico come ho fatto nel 2015, mi pare, 16-15. Non credo che sia un anno sabbatico, devo vedere cosa farò da grande. È possibile che il ciclismo lo lasci del tutto? Com'è possibile che qualche chiamata seria possa succedere? O per ora voglio uscire fuori dal ciclismo, sono fuori. T Ballerini Junior, se quello non lo posso abbandonare perché è stata una creazione di me, Angelo, in cui c'è Bartelli, direttore sportivo, ecco, lì ci sarò sicuramente per rimanere nell'ambiente, sarò con i ragazzi, ma diciamo vero tecnico, il mio lavoro col ciclismo, sia alti livelli, non so se ritornerò a fare il direttore sportivo, ecco, tutto questo non so se ritornerò a fare il direttore sportivo, quello ancora per ora no, chiaramente dovrò trovare una situazione lavorativa perché anch'io in un campo di aria e dovrò trovare una situazione lavorativa, vedremo più avanti se mi capiterà qualche occasione. Amici ne avevo tanti, ma per ora rimangono neanche sulle dita i veri amici, però qualcosa nel ciclismo mi piacerebbe fare. Non dico direttore sportivo, però mi piacerebbe fare qualcosa nel ciclismo. Vediamo se mi riuscirà. Per ora ho le idee confuse, non so cosa farò. Devo ammetterti che Anche perché non ho niente in mano. Chiaramente. ascolto queste tue parole con molto rammarico, perché ti conosco come un combattente, come un grintoso, ma soprattutto come un appassionato di ciclismo, e queste tue parole mi rammaricano tantissimo. Sai, dopo tanti anni, nel bene e nel male, qualcosa di buono ho fatto nel ciclismo, ho sbagliato perché abbiamo sbagliato, per l'amor di Dio, abbiamo sbagliato, gli sbagli ci sono, però credo di essere una persona corretta, seria, professionale e di avere sempre mantenuto un'etica sportiva giusta. Credo di avere dato tanto al ciclismo sia da corridore ma sia anche da direttore sportivo. Qualcosa di buono ho fatto, qualche corridore l'ho lanciato a livello professionistico, mi sono levato le mie soddisfazioni, ho avuto la fortuna di avere un corridore come Visconti dove mi ha dato tante soddisfazioni, dove abbiamo vinto 3 italiani, io posso dire che ne abbiamo vinti 4 perché con la Quick Step lo allenavo io anche quegli anni lì.
Da dilettante abbiamo vinto tutto, quello che c'era da vincere. Sono riuscito a fare passare dei corridori nei professionisti. Ho rilanciato i corridori come Gatto, come Clark, come Daniel Martinez. L'ho tenuto nell'ovatta per 2 anni, l'ho cresciuto bene e ora è uno dei migliori nel corsa a tappe. Ce ne sono tanti corridori che non mi vengono in mente che ho dato qualcosa al ciclismo. Non è stato solamente i corridori che purtroppo hanno sbagliato, si sono fatti beccare perché sono stati degli scemi, degli incompetenti, non posso chiamarli farabutti, ma una parola un po' così e così, perché mettere a repentaglio 40 persone che lavorano e poi purtroppo puntare il dito sulla dirigenza, credo che sia una delle cose più brutte che possa succedere a una persona. C'è dei corridori che forse non si possono neanche chiamare corridori, però non hanno ancora capito che il ciclismo purtroppo è cambiato e hanno sbagliato, per amor di Dio. Loro si faranno un'altra vita, però hanno messo a repentaglio la vita di tante famiglie, perché in una squadra non ci lavora solo Scinto. Uno ce la può avere nera con Scinto, con Citracca, con gli sponsor, però c'è famiglie che lavorano lì, c'è meccanici, c'è massaggiatori, c'è le famiglie dei corridori. E purtroppo è successo quello che è successo e ora siamo qua e rifletto, penso, perché io ho sempre dato, io ho rinunciato anche alla famiglia in certi modi, perché quando mi sono buttato i primi anni nel ciclismo e anche a livello professionistico, avevo due bimbe piccole e mi dedicavo 101% anche sugli atleti. Io all'ora di pranzo, la sera, a qualsiasi ora, il mio telefono era sempre disponibile per qualsiasi cosa. Ho dato tanto al ciclismo e devo dire in questi anni ho ricevuto meno di quello che ho dato come persona mia. Poi che sia bravo a fare direttore sportivo e non lo sia bravo, che non sia bravo a fare tante cose, sia bravo a fare altre cose, quello sta alle persone di vedere e decidere. Devo dire che sono una persona seria e ho dei miei ideali e posso dire di essere un professionista, ma più che altro una persona che ha un cuore tremendo, grandissimo e amo il ciclismo. Amo il ciclismo e voglio bene agli atleti. Luca, E perdonami. Luca, faccio perdonami. a Dimmi, dimmi, dimmi. volte faccio più l'interesse dell'atleta che l'interesse della squadra. Anche se la squadra devo dire che è sempre parte lesa, quando succedono i casini di doping, la gente forse chi è fuori del ciclismo non lo sa, ma nel mondo di oggi, nel 2021, se viene trovato un corridore positivo, la squadra è parte lesa. Anzi, gli sponsor che smettano di pagarci, gli sponsor che ci denunciano. Cioè, noi non abbiamo interessi, una squadra come la nostra non abbiamo interessi a far andare forte un corridore. Il corridore deve andare normale, anche perché se dopo va forte ce lo prendono subito e va via. Cioè, il nostro scopo è di fare un'annata degna, né alta alta né bassa bassa, normale, per accontentare i nostri sponsor e andare avanti. E qualche atleta portarlo nel Pro Tour come fortunato nessuno lo voleva. Per l'ultimo dell'anno mi ha mandato un messaggio bellissimo, mi ha detto grazie Luca, grazie a te, grazie alla tua fiducia, grazie che te hai creduto in me, ci hai sempre creduto che ora ho fatto questo scalino in più. E questo mi ringrazia perché nessuno fortunato lo conosceva e nessuno lo voleva fortunato, noi siamo andati a prenderlo. Poi abbiamo sbagliato a prendere tanti altri corridori, però nella vita tutto bene non si può fare. Chi fa tutto bene è un grande, ma credo che pochi riescono semmai a non sbagliare niente. Noi qualcosa abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto anche tante cose belle. Perdonami Luca, svesto un attimo i panni cordiali dell'amico e vesto quelli da giornalista. Non ti chiedo nome e cognomi, ma ti chiedo che cosa ti ha deluso più di tutti, l'azione che ti ha deluso e che ti ha reso in qualche modo cattivo da questo punto di vista, se mi permetti questo termine, in quest'ultimo periodo. Ma tanti, ho visto che tanti atleti che
che si dimostravano amici anche con un rapporto d'amicizia non lo sono stati, tanti miei colleghi non lo sono stati, però questa è la vita, questo è il mondo che va così, purtroppo lo sapevo, però ci sono state anche tante persone che mi hanno cercato e mi hanno dato una mano, mi hanno aiutato anche psicologicamente e mentalmente, perché anch'io sono una persona forte, però sai, da oggi, da domani poi si fortifica tutto, si riesce a dimenticare tutto, però sai, tanta gente non sono stati, però questo è sulla normalità. Qualche corridore non l'ho più neanche più sentito, ha cambiato squadra, giustamente, meno male ha trovato squadra. Una mano ha trovato squadra, ma non l'ho più sentito, non mi ha più cercato. Ma i corridori sono così, non è che gli atleti, sono stato atleta anch'io, so come vivano la sua età e la sua mentalità di atleta, e guardano solo a loro stessi e al loro futuro. È giusto così, giusto così. Io mi sono forse dato troppo agli atleti con qualche atleta ho sbagliato, sono stato troppo impulsivo l'anno scorso con Giovanni Visconti, forse perché andava via mi sono sentito un po' tradito, ma quello è perché vuoi bene all'atleta, alla persona, capito? Neanche gli sbagli si fanno tutti, però lo sport è così, quando sei là tutti ti cercano e sei il numero uno, quando poi sbagliano gli altri, che non ho sbagliato io. O quando hai dei problemi sei un coglione, non sei buono a fare nulla, ma questa è la vita, però dai. Ognuno è il suo personaggio, Luca. Se non ti fossi rivolto in quel modo con Giovanni Visconti, non sarebbe stato Luca Scinto. Se non avessi reagito in quella famosa tappa dell'Etna gettando la boraccia dall'ammiraglio in quel modo irruento, non saresti stato Luca Scinto. Nel bene Ma o nel quella male, voraccia, sei Luca Scinto anche volevo. per questo. No, sai, quella borraccia era la rabbia che avevo col corridore, perché ora lo posso anche dire, col giudice lo sapevo che non si poteva dare l'acqua, anche se il giudice poteva fare uno strappo alla regola perché era passato 300 metri e avevo avuto difficoltà ad andare avanti in quel tratto lì. Ma un chilometro prima ero stato da ragazzo e mi aveva detto che era a posto, e poi dopo i 20 km, perché lui non si rendeva neanche conto dov'era, capito? In quel frangente lì, e mi viene a chiedere l'acqua, io dalla rabbia lo buttavo in terra, e me la potevi chiedere prima, però era la tensione perché ci si stava giocando una tappa al Giro d'Italia, Giovanni aveva dei problemi fisici e per lui era importante, poi era nella sua Sicilia e l'adrenalina era a mille per tutti, e quel giorno lì ha sbagliato Giovanni, quel giorno lì ha sbagliato perché si sentiva talmente forte in finale che credeva di staccare il suo avversario, ha tirato troppo anche in pianura sui falsi piani, doveva essere un po' più tranquillo e sicuramente avrebbe vinto la tappa. Però purtroppo la tappa si correva in Sicilia, si correva sull'Etna e lui era ormai focalizzata, aveva la gamba buona, però il suo avversario è stato molto più furbo di lui. Non è stato più forte, fu più furbo. Immagina di quanta rabbia hanno avuto i tanti tifosi siciliani che erano assiepati lì sull'Etna e hanno visto sfumare quella vittoria di uno dei beniamini Dillo di quest'isola. Io sono siciliano di quest'isola, arrivare a me. per Sì. perdere quella tappa per 10 secondi. Veramente No, ma poi un grosso rammarico Giovanni. per Giovanni. Giovanni è uno che corre anche bene alla testa, psicologicamente sa anche correre, non insegni niente, è uno che è molto intelligente in corsa tatticamente, però quel giorno lì per me agli ultimi 15 km sulla salita gli si è spenta la luce, lui andava convinto di essere solo, credo, convinto di essere Superman e staccarli tutti, però. Si sarebbe potuta vincere per te quella tappa se avesse usato un'altra condotta. Sì. Forse posso aver anche sbagliato io che non mi sono fatto, non mi sono arrabbiato alla radio di dire stai in rosa, basta, non tirare più. Non, ho sbagliato a non, diciamo, fra virgolette, a minacciarlo. Stai in rosa, se no vengo con la macchina e ti butto sotto io, il gergo scinto.
Però per me ha speso troppo perché sui falsi piani lui stava a ruota e su, come si chiamava? Non mi ricordo neanche Caicedo. come, ecco, cioè, stava a ruota e lui chiaramente faceva 200 watt in più tirando. Sui falsi piani tirava a 30 all'ora e quell'altra ruota ci stava benissimo, capito? Faceva anche, fingeva anche di staccarsi un pochino, capito? Ha speso più wattaggio negli ultimi 7-8 km, nel pezzo duro poi è scattato anche Visconti e Cancello ne è scattato in faccia. In quel frangente lì ha avuto un momento di appannamento, poi ha perso pochissimo, però ha Peccato, perso la tappa. Pazienza, peccato, dai. peccato, per chi conosce Giovanni sa il suo attaccamento verso la Sicilia, veramente È che in quello è tutti gli stato un anni brutto colpo. Tutti gli anni che ha corso con me, abbiamo fatto con Ulisse, abbiamo perso una tappa già vinta quando ci fu la confusione. E poi Sì. quel giorno lì abbiamo perso, la soddisfazione non me la sono mai goduta, una tappa del Giro d'Italia con Giovanni Visconti. Ha vinto tantissime altre corse con me, gli italiani, tante corse bellissime. Però mi è mancata una tappa di Giovanni. Poi ho vinto con Oscar Gatto, un altro corridore che sono andato a prenderlo a novembre, aveva già smesso di correre, ma ha vinto una tappa al Giro d'Italia. E poi, Precedendo Alberto Contador, tra l'altro, veramente bravo, una bravo. grandissima E poi, vittoria. bravo, poi è volato nel Pro Tour, ha fatto la sua carriera degna, poi si è adagiato a aiutare Sagan, Contador e compagni, però anche lui sono andato a prenderlo che aveva già smesso di correre, capito? Tante cose le abbiamo fatte buone, però e ora la situazione è questa e guarderò il Giro d'Italia in le corse poi ogni anno per fare i grandi giri bisogna stare a lottare. Io dico sempre che è la guerra dei poveri fra le squadre professional, per fare il giro sempre una lotta continua e non hai mai sicurezza di Forse niente. qualcosa, forse Luca, qualcosa dovrebbe cambiare da questo punto di vista Agli nella spot, World Tour. ma io credo che Lucerino la voglia cambiare, vuole eliminare le squadre professional dalle grandi corse. Per me l'obiettivo e la linea è questa. Finché c'è il signor Vegni che cerca di chiedere le wild card all'USEI e tutto per le squadre italiane, finché c'è Vegni che tutela le squadre italiane perché dice no, un altro anno è l'ultimo anno, però ogni anno le vuole tutelare, quando sparisce tutta questa gente qua. Il nuovo regolamento parla chiaro: le prime due squadre professional, le prime e le seconde che arrivano col punteggio fanno le corse. Parla chiaro: quanti posti ci rimane? Poi arriva una squadra francese forte che c'ha Sagan o l'invitano al giro, cioè in teoria. Poi le squadre rimangono scoperte, è normale. Ci vorrebbe. Eppure scusami Luca, in Italia le tre squadre professional adesso sono tre perché sono la Eolo, la Bardiani e l'Androni. Di tre squadre. Sino allo scorso anno c'eravate anche voi, sono lo zoccolo duro del ciclismo italiano che è veramente in crisi perché da anni non abbiamo una squadra World Tour. A tuo avviso perché non possiamo esprimere una grande Allora, squadra World Tour? con tutto il rispetto della Eolo che sta lavorando bene, è una squadra molto, molto preparata, molto organizzata e tutto, la Bardiani idem, però di 3-4 squadre che erano professional non se ne fa una squadra Pro Tour col budget. E questo è da pensare. Questa è E una non c'è cosa, gente che. scusami Luca, dalla tua esperienza, questa è una cosa che hai constatato anche fuori dall'Italia, che le squadre No, no, professional, no, 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 o no. solo in Se vai a Italia, questo vedere. tuo punto di vista? No, se vai a vedere le squadre francesi che sono forti, che non sono Pro Tour, hanno un budget di 10-11 milioni di euro. Quello che può fare Davide Cassani, anche se fa una professional nel primo anno, però se ha un budget di 12 milioni di euro, va bene. Prende i corridori forti, prende una squadra organizzata e fa le corse quando c'è i corridori. Ma con 3 milioni cosa fai? Con 3 milioni cosa fai? Ma poi ora c'è un abisso fra le squadre professional e le squadre Pro Tour, come organizzazione, come materiali, come seguire. Per esempio, una squadra Pro Tour c'ha 3-4 preparatori, c'ha dietologi, nutrizionisti, fanno mangiare nel camioncino loro,
vanno nelle gallerie del vento col materiale, hanno il materiale che va più veloce, più leggero e scorre di più. Sono seguiti da quattro dottori, sempre le corse fissi, per qualsiasi problema che ha l'atleta, sono seguiti al 101% e fanno la differenza. Le squadre professional non hanno questo budget di permettersi tutta questa gente qua e anche nel materiale. Il problema è quello. Se vai a prendere una bicicletta della Specialized, scorre il doppio di un'altra bicicletta che c'è un'altra bicicletta o Specialized o Trek, hanno un'altra scorrevolezza perché possono andare a avere un budget a prendere tutta la roba in ceramica, leggera, tutto il materiale particolare, Mi capito? auguro che qualche amico della Specialized o della Trek segua questa diretta e possa contattarmi per No, una eventuale ho detto sponsorizzazione. A Trek. parte gli scherzi, per Per dire che, per dire. esempio, anche la Cipollina è un'ottima bicicletta in Italia, la Pinarello è un'ottima bicicletta. Abbiamo delle belle biciclette, poi ci vuole anche soldi per farla per mettere tutte le cose. Se vai a vedere che un movimento in ceramica viene 500 euro, una squadra lo monta, un professional lo monta un corridore solo, o il corridore se lo compra addirittura, capito? Siamo a questa realtà qua. Una Non è triste negarlo, capito? È la verità. realtà. Intanto chi ci segue su Facebook ti manda i saluti. Filippo Mazzullo, fotografo professionale del ciclismo, dice che sicuramente la tua mancanza è una perdita importante per il ciclismo. Come Mario Baio che ti invita invece a restare. Vamos, vamos, ragazzi, e ovviamente il ragazzo è per te. C'è anche qualche domanda che ti giro di Piero Genovese, che più che domanda è una considerazione che reputo sia giusta. La colpa è di un paese che non aiuta i giovani a crescere sportivamente, manca la politica dello sport e in alcuni casi, cosa tasto dolente, l'avviamento allo sport. E questo lo Ma riscontriamo questo, spesso anche con le scuole di ciclismo. a parte che con questo, allora il Covid non ci ha aiutato, questo è logico, il Covid non ha aiutato per gli atleti, per i giovani e tutto. Noi stiamo facendo da anni, portiamo il nome di Franco Ballerini, del nostro compianto Franco, che per me Angelo era un fratello, un amico, Un e saluto con a permesso di... Franco Ecco, dovunque lui sia, un saluto al grande Franco, l'ho conosciuto anche io anch'io. personalmente e direi che è una persona veramente da ricordare Stupenda. sempre. Io abito a 1 chilometro a casa sua e io avevo un rapporto particolare con Franco, inutile starlo a spiegare, ma perché sono cose anche private, avevo un rapporto speciale con Franco. E come ce l'ho con sua moglie ora. Sono uno dei pochi rimasti vicino alla famiglia, perché dopo, sai com'è il mondo, tutti dopo se ne vanno. Io non ho questo carattere qua. Ho Peccato. tanti difetti, ma non ho questo carattere qua. Chi mi vuol bene, gli dimostro il bene eterno. E quest'anno ho visto tanta gente che mi vuol bene e parecchi invece che non mi hanno voluto bene. Però questo è il mondo che gira e io dico sempre, un mio amico diceva che c'è sempre il girone di ritorno nella vita e speriamo che ci sia anche per me. Io mi ritengo un buon direttore sportivo con le mie lacune, diciamo, dove non sono un computerista, non sono un digitale, non vengo dalla vecchia guardia, però ho tanti pregi, ho un rapporto umano con gli atleti, parlo semplicemente con gli atleti, le prendo a viso duro, gli dico la vera realtà della vita e delle corse, ho un buon rapporto con gli atleti. E mi piace, credo di essere un animale in ammiraglia, credo di essere dotato in macchina tatticamente, mentalmente per motivare gli atleti e farli correre in modo giusto. Poi, come io, ho delle lacune, come ti ho detto, però credo di essere una persona che forse potevo fare ancora tanti anni e chissà, un domani potrei anche ritornare, Luca, però per ora. a proposito di tanti anni, hai rischiato anche di sedere nell'ammiraglia della nazionale, perché qualche giornalista, qualche voce di corridoio ti dava tra i papabili che potevi ricoprire il ruolo di commissario tecnico. È vera questa cosa? Sei stato contattato da Ma non qualcuno? sono mai stato contattato dal
dal presidente o da chi di dovere, non sono mai stato contattato. Devo dire la verità che a livello professionistico non è che mi sarebbe, vabbè, CT da nazionale, saresti bugiardo a non volerlo fare, però a livello giovanile non mi sarebbe dispiaciuto farlo con i giovani, perché i giovani, quelli che ti seguono di più, ti stanno a sentire. Ora è un momento che gli faccio un grande in bocca al lupo a Bennati, è un momento che non è facile guidare la nazionale. Per me quello che ha fatto Cassani ha fatto tanto, a parte il tanto che ha fatto nel ciclismo, per il bene del ciclismo. Davide ha ritrovato l'Under 23, il Giro d'Italia Under 23, in Emilia hanno fatto una squadra per il ciclismo Under 23, è stato un ottimo organizzatore, ha trovato soldi per la nazionale, sponsor, e per me aveva fatto anche un bel discorso, fa correre i dilettanti con i professionisti. E ha fatto un bello, per me aveva fatto un ottimo lavoro. Poi vincere, Trentino ha fatto secondo, ma era lì per vincere, cioè ha vinto mondiale, ha vinto a Crono e tutto. Non è che l'Olimpiadi è stato sfortunato l'anno di Nibali, perché per me Nibali avrebbe 99% vinto l'Olimpiadi quell'anno lì. Assolutamente sì. Nel ciclismo ci vuole anche fortuna. Per me Davide ha fatto molto bene. Anche Bennati sicuramente farà bene, perché è un uomo di strada, un uomo di corsa, è stato un corridore fino ad ora a alti livelli, tatticamente è molto intelligente, però non vedo, speriamo che venga fuori un vincente. Io dico Franco Ballino, prendevo sempre in giro, dicevo te sei fortunato perché hai avuto Cipollini nel momento più bello della sua carriera. E poi ha avuto Padre Pio, e lui dice chi è Padre Pio? Padre Pio è Bettini, è un santo perché ogni cosa che tocca vince. Poi ha avuto quel giorno lì Ballan e tutti hanno corso per Bettini e ha vinto Ballan. Cioè, nella vita ci vuole anche il momento di essere fortunati. Più che capaci, che dopo c'è, che Franco era molto bravo a scegliere i corridori che non si faceva influenzare da nessuno, neanche dai politici. Occhio, perché questa è una cosa molto bella. Franco non si faceva influenzare da nessuno, portava i corridori. E poi era bravissimo la settimana prima del mondiale, riusciva a motivare e a fare un'alchimia giusta per il mondiale. Ti fermo Luca, parliamo di mondiale, perché chi ti segue sui social vede che spesso posti foto di Zolder, quella fantastica nazionale che solo un uomo come Franco Ballerini potrebbe amalgamare in quel modo, Ah sì, eh. con Petacchi, con Bettini, con Di Luca che lavoravano tutti per un solo uomo, cioè Mario Cipollini. Quel giorno tu di quella nazionale, fortuna tua, facevi parte. Che Ma cosa ricordi? Dici qualche aneddoto, qualcosa che ti ha colpito in particolare? ricordo tante cose belle. Allora, mi sono accorto, io ho avuto la fortuna, ho fatto 5 mondiali e ho avuto la fortuna di avere esperienza mondiale per mondiale. Quel giorno arrivavamo a non so se era Abano Terme, non mi ricordo, un albergo, e la sera era alle 9. E ci si cominciò a salutare tutti con Mario, tutti, mi ricordo c'era anche Galante che aveva accompagnato Mario, il giocatore che ha giocato nell'Inter, e ci si mise a chiacchierare, a scherzare sul corridoio, c'erano le camere nel corridoio fino all'1 di notte, ma a scherzare, a ridere, a parlare. Quando andai a letto dici Madonna, ma c'è qualcosa di strano che è cominciato, perché era la prima volta, perché quando si arrivava al mondiale tutti, io andavo in camera con Bartoli, quell'altro andava in camera con Bugno, c'erano tutti insieme ma divisi, non c'era il capito, c'era un invece lì c'era tutti. E poi Franco, il carisma di Mario incredibile, a tavola, e poi si rimaneva a tavola dopo mangiato, si rimaneva a tavola un'ora lì a parlare e scherzare tutte le sere, cosa che non mi era mai successo ad altri mondiali. E tiro anche questo aneddoto qui: noi abbiamo fatto la riunione per la tattica, siamo usciti fuori e dopo un pochino si è fatto, ma non si è parlato dei dindi, chi vince, quanto dà, non c'era, perché la prima riunione che si faceva quando si faceva i mondiali, i 4 mondiali che ho fatto, la prima cosa che si parlava, chi vince, quanti soldi ha, la squadra quanti soldi dà, era quella la cosa principale prima di parlare di tattiche. Invece quel giorno lì si parlava solo di tattica, ognuno il suo lavoro, quello là, e non si era parlato di soldi.
E lì mi accorsi che c'era la convinzione di andare a vincere il mondiale. Il carisma di Mario e l'intelligenza di Franco Ballerini è stato per me un'esperienza. Un giorno mi andrebbe a raccontarla anche di un libro. I giorni di Zolli sarebbero bellissimi, bellissimi veramente. Finché ho memoria. Luca, è una proposta questa. O salgo io in Toscana o scendi tu in Sicilia. Questa è una proposta. Ci chiudiamo in una stanza per 15 giorni e facciamo un No, no, successone. no, se vengo in Sicilia ci si chiude in una stanza 15 giorni, si sta al mare a Mondello. Sono d'accordo, sono concordante. Non solo a Mondello, ma a tutte le coste siciliane. A questo Tutto, punto bellissima la Sicilia. faccio turismo per la mia terra, ma come la Toscana, come un po' tutta l'Italia, è veramente bellissima. No, no, ma la Sicilia è bellissima, bellissima, accogliente e bellissima. Piero Genovese, quasi provocatorio nella sua domanda. Chi è il dopo Nibali, secondo Luca Scinto? Vincenzo, ricordiamo, ancora in gara e se un fuoriclasse come Vincenzo Nibali mette il numero nella schiena vuol dire che si trova e si Ah, sente ancora competitivo, ma il dopo Nibali tra qualche anno chi potrebbe per me essere? Vincenzo quest'anno nei primi tre al Giro d'Italia, te lo dico ora. Che poi vinca secondo o terzo, ma nel podio c'è. E chi è il dopo Nibali? Italiano. Io ho tanta fiducia in Tiberi, è giovane però ancora. In Tiberi. Dopo Nibali per ora non lo vedo. Uno che vince Tour, Giro, Vuelta. Per ora no. C'è Tiberi che mi piace tanto come atleta. L'hanno tenuto un po' in naftalina, l'hanno fatto crescere bene l'Intrek. Quest'anno bisogna vedere cosa combina. Se mi dicevi le corse di un giorno, c'è parecchi ragazzi ancora che possano vincere. Però grandi giri a tappe. Di giovani per ora, vediamo questi giovani che sono passati ora, però bisogna avere con i giovani c'è chi riesce a Bisogna emergere avere subito, pazienza, giusto? sì, c'è chi riesce a emergere subito, poi cala e Giusto. sparisce, e c'è invece che fra 2 o 3 anni poi diventa un corridore buono. Ora bisogna stare calmi, ora Che ne c'è pensi di la mania di passare. un giovanotto spagnolo che sta uscendo adesso in queste gare di inizio stagione che si chiama Alejandro Valverde? È un'icona del ciclismo, non negarlo, è un campione, una persona, è uno fatto per il ciclismo. Lui è nato, ha detto se devi correre in bici e vincere finché che vuoi vincere. È un esempio per tanti giovani, è un esempio che passare professionista a 18 anni forse è un grande sbaglio e bisognerebbe passare un po' più tardi e durare quanto Valverde, ma questa è una cosa che bisognerebbe stare a parlare ore e ore. C'hai corso con Alejandro Valverde, tu? Sì, l'anno che io, l'ultimo anno da professionista, sì, ma lui non andava forte come va ora e come andava dopo, capito? Era all'inizio del Ho corso professionismo. anche con Contador alla fine. Con quale ciclista ti sei trovato meglio? Va bene, io ho fatto la mia carriera con Bartoli, dove sono riuscito a fare una bella carriera, a gregario di lui, di fiducia. Mi sono trovato bene con Sciandi, che è stato quello che mi ha aperto la pista al professionismo. Con l'amicizia che c'era, lui credeva in me, e mi presentò a Ferretti, Ferretti mi prese. Io mi sono trovato bene con tutti, io sono una persona Ti molto, prese, ti molto prese dinamica, nonost con ti tutti. prende, no, ti prese nonostante tutto, avevi la nomea tu di Crazy Horse, cavallo pazzo, nominativo che Sì, sì, sì. ti diede il grande Adriano De Zan. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, però con Bugno mi sono trovato molto bene, con Gianni, con Musseo, con Sorensen, con Saligari, con Pascal Richard, campione olimpico. Cioè, se ti dico con chi ho corso, ti faccio nomi che sono campioni. Mi sono trovato bene con tutti io, perché ero una persona che mi davo da fare per tutti. Mi sono trovato bene con Bettini. Bettini è cresciuto, che non era nessuno, e poi è diventato il Bettini. È una storia favolosa, fantastica. Mi sono trovato bene con tutti, ero abbastanza una persona. Poi con Bartoli è logico che ho fatto una carriera e ne ha fatta anche guardare. Facevi parte, Luca, di quella banda Squinzi che dominava il lungo e il largo, sia gara a tappe ma soprattutto grandi classiche. E credo che Sì, facesse parte ma anche io. un certo Frank Van den Broek. Sì. Io ho avuto la fortuna di correre innanzitutto con l'MG.
MG, MG Tecno Gym, MG GB, ASICS, piccola squadra, ma c'erano tutti i corridori buoni, e Mapei. Credo tutti gli anni, 10 anni di professionismo, 9 anni abbiamo vinto la Coppa del Mondo a squadre. Sintonia, che era la Mapei, era anche la Ineos di ora. La Mapei ha fatto 4 anni stupendi, dove ci sono stato non bene, benissimo, dove non mancava niente, forse anche troppo c'era. Luca, rientra nel personaggio Luca Scinto, un po' mattacchione. Dimmi con chi ti sei trovato peggio invece, il ciclista che proprio odiavi. Non fare il diplomatico, dammi, dammi un No, nome. corridori, no, non c'è, veramente non ce l'ho, non ho mai odiato nessuno io. Chi faceva fatica è impossibile odiarli. Forse c'è uno che ti stava meno simpatico, uno più simpatico, però io, per esempio, io ammiravo tanto Marco Pantani, ma non perché ora non c'è più. Ma ammiravo Un nome a tanto anche caso, lei, un nome a caso. ammiravo anche tanto Lance Armstrong, come corridore. Avrebbe, per me, avrebbe vinto lo stesso anche senza. Sai che cosa penso, Luca? E tagliamo la testa al toro. Per quanto riguarda l'affare Lance Armstrong, l'ho detto in lungo e largo tantissime volte, e molte volte mi sono scontrato con quei detrattori che forse usano il perbenismo come DNA, Ce n'è tanti. che l'affare Lance Armstrong è uscito come uno scandalo, ovviamente, perché di questo si tratta, ma come se Lance Armstrong abbia vinto quei 7 Tour de France perché si è dopato più degli altri. Se si fosse dopato Giuseppe Girolamo, Luca Scinto come Lance Armstrong avrebbero vinto anche loro 7 Tour de France. Non Invece, credo, non credo. a mio avviso, non è così. Come diceva anche lo stesso Marco Basta, Pantani, fermiamoci. ci Hai vuole sempre il capito? motore, ci vuole sempre il motore. Pantani era un fenomeno in tutto e per tutto, era uno che era è quello che ha fatto guadagnare. Lui si è creato una situazione, ha fatto guadagnare i gregari Pantani, perché Pantani voleva i suoi corridori e li faceva guadagnare. E allora anche la Mapei ha dovuto pagare i gregari e farli guadagnare. E allora sì, il movimento, la Saeco, quei tempi lì, ha fatto guadagnare i corridori come Scinto. E ha fatto del bene Marco ha fatto del bene non solamente per il ciclismo italiano, ma anche per la gente normale che aiutava e faceva fatica per far vincere il capitano. Quel giorno disgraziato era Madonna di Campiglio, tu facevi parte di quel Giro d'Italia. Non No, non partecipavi, c'ero, non c'ero. non c'eri. No, feci il tour. Va bene, lasciamo stare. Come hai preso la notizia? Ma incredibilmente dispiaciuto, perché se io fossi stato uno che comandava non avrei fatto tutto questo casino qui con Marco Pantani, dico la verità. Io mi domando sempre se Ronaldo, Messi, questi giocatori qua fossero trattati come ciclisti, cosa succederebbe con tutti gli avvocati e gente potente che hanno alle loro spalle. Il ciclista viene trattato come una persona comune, che è giusto così, ma viene trattato proprio zero, zero. Non so cosa è successo quel giorno lì a Madonna di Campiglio, ma mi sembra strano, stranissimo. Marco è una persona intelligente, stranissimo quello che è successo, però lo sanno solo loro, e forse non lo sa solo lui. E se l'è tenuto per sé, lui l'ha sempre detto, ma lo saprà lui la verità. E dispiace quella morte che ha fatto. Io mi ricordo l'ultimo abbraccio nel 2002, io avevo smesso, lo trovai a Montecatini e mi abbracciò e mi disse: "Che fortuna che hai". E di cosa? Che hai smesso? Pensa un po' cosa mi disse. Niente, quel ricordo lì, non so cosa, perché che fortuna è, che direi questo è un mondo di pazzi. Vabbè, è così. Lì a Madonna di Campiglio sicuramente qualcosa è successo, ma a mio avviso, Luca, e ti dico il mio personale pensiero, non me ne voglia nessuno, il ciclismo non ha saputo valorizzare il cambiamento di rotta che ha portato. Perché ricordiamo che i ciclisti,
sono stati i primi atleti a sottoporsi a controlli antidoping che non avrebbero fatto nessuno, controllo incrociate No, ma sangue, era, ma era, ma, 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 reperibilità a e quei tutto il tempi, resto. Perciò era una cosa che non aveva senso, non aveva senso, per me non aveva senso. Quello che è stato adottato fu degli sbagli per me che sono stati fatti e ci siamo tirati la terra addosso. Però vabbè, è andata così, io dico che Marco è un campione, è stato un campione e ha fatto avvicinare tanta gente, tanti ragazzi, tanta gioventù al ciclismo. E io mi ricordo che mia mamma, che io correvo, però la mia mamma guardava la televisione perché voleva vedere scattare Pantani. Mia nonna e mio nonno si mettevano accanto alla televisione e fa: ma quando scatta Pantani in salita? Cioè, non guardavano suo figlio che era nelle retrovie ad lottare per il tempo massimo, guardavano Pantani che scattava. Pantani è stato l'emblema del ciclismo, quello che ha fatto rinascere il ciclismo, e purtroppo quando è sparito Marco il ciclismo si sono calati i prezzi, gli stipendi, e il ciclismo è andato sempre giù. In Italia sto potremmo dicendo. parlare per ore di Zolder, di Marco Pantani e di tantissime altre cose. Stiamo parlando di un grandissimo, stiamo parlando di un atleta, di un ciclista che faceva salire le persone lasciando l'ombrellone in spiaggia per vedere una tappa del Tour e fare Sì, appunto. l'80% di share. E stiamo parlando di un fenomeno al di là dell'aspetto ciclistico. Luca, hai valorizzato tantissimi giovani, hai corso con tantissimi direttori sportivi. C'è un direttore sportivo a cui tu ti ispiri, il tuo mentore? Giancarlo Ferretti, l'ho sempre detto, però l'unico direttore sportivo che mi ha insegnato qualcosa e che mi insegnerebbe ancora tanto. Ti dico un aneddoto, poi finiamo qui, se no si diventa troppo lunghi e devo andare a mangiare, se no mia moglie mi fa mangiare i gatti. Mi hai preceduto, ti volevo dire che oltre questa c'è solo un'altra domanda per concludere. Ti dico che una volta un campionato italiano, quando ha vinto Visconti, che è partito, ha staccato un gruppettino, a solo mancava 38 km all'arrivo. Io ho preso la radio in mano per dirgli: ma dove cazzo vai? Fermati subito. Mentre stavo per parlare, mi sono ricordato che un mese prima Ferretti al telefono mi aveva detto: prima di prendere una decisione, aspetta. Aspetta quei 30 secondi, che la corsa è la decisione che hai preso, poi l'hai presa. Aspetta quei 30 secondi che può cambiare la tua decisione e può influire su una vittoria di una corsa. Io ero lì che mi sono fermato e non ho parlato alla radio. Ho aspettato quei 30 secondi, quando ho visto che ha preso 1,20 subito, 1,20, 1,30, mancava 28 km all'arrivo. A quel punto ho detto: se ci sei, vai, se hai la gamba, vai. Ma avrei detto fermati. E lì forse, se dicevo fermati, potevo compromettere la vittoria di Giovanni Visconti. Ecco gli insegnamenti di Ferron. Allora Luca, l'ultima domanda è ovviamente la classica e finiamo in bellezza e poi ce ne andiamo tutti quanti a cenare. Che cosa farà Luca Scinto da grande? Non lo so, spero che qualcheduno mi dia la possibilità di fare un lavoro nel ciclismo, fuori anche dal ciclismo, fuori dal lavoro direttore sportivo. Vediamo, qualche azienda di bici, vediamo, posso dare ancora tanto. Per ora non voglio rientrare in gruppo, sicuramente l'unica cosa che non voglio fare è entrare in gruppo per quest'anno. E vediamo, si deve sistemare ancora un po' tante cose mie personali. Quando si saranno sistemati, vedremo la via giusta. Chiaramente, se ti dico ora quello che potrò fare in futuro, per ora c'ho il team Ballerini e mi seguo un po' il team Ballerini, sto dietro a questi ragazzetti così, ma senza avere tante responsabilità. E poi, ma quello ci sono stato dietro tanti anni, a quando ho cominciato la squadra. E quando andare a casa vado a vedere le corse, sto insieme ai ragazzi e tutto. Però non so quello che farò da grande, veramente sono confuso, giù di morale, bastonato. Vediamo, vediamo, per ora non lo so quale sarà il mio futuro. Spero che sia un futuro sempre nel ciclismo, ma potrebbe essere anche un futuro fuori dal ciclismo. Un grosso in bocca al lupo, prima di tutto.
rimettiti fisicamente, Luca, e nel 2023 siamo convintissimi di rivederti un'altra volta in mezzo al gruppo a lottare in ammiraglie e a sgomitare con tutti gli altri. Io sono meno convinto di te. Comunque, se sei convinto te, mi fa piacere. Ciao, ciao a tutti, grazie Ciao. Luca. Ciao.